Bisa pisang goreng, banana frita. Pisang goreng. Pisang goreng. Yo, what's up, bro? Kembali lagi di channel Jelajah Italia bersama Bro Chan. Vlog kita kali ini yaitu saya akan mencoba membuat gorengan, yaitu pisang goreng dan apa namanya? Ubi goreng ya. Semoga keluarga-keluarga Italia di sini suka dan tetap stay tune terus ya, jangan kemana-mana. Pisangnya ini seadanya aja ya. Kita masukin dulu di adonannya. Nah, guys, jadi kegiatan selama masa karantina coronavirus di Italia isinya makan mulu, makan pokoknya makan dah ya. Kesempatan bikin gorengan pisang goreng, guys. Maknyus. Ubi goreng. Ubi goreng. Ubi goreng. Nyam nyam. Oke, guys, sekarang kita kasih dessert ala Indonesia ya. Dessertnya apa tadi saya sudah bikin lah ya. Sebetulnya kita habis makan malam, jadi kita kasih dessertnya ala Indonesia ya. Ubi goreng dan pisang goreng. Cabut, coy. Oke. Silahkan Tekla. Prego. Provate. Questa è pisang goreng banana fritta. Pisang goreng. Non ti prendi una io. Tu una? Sì. Ok. E poi abbiamo la patata dolce, che in indonesiano si dice ubi goreng. Ubi goreng. Ubi goreng. Ubi goreng. Buon appetito. Grazie. Anche a voi. Si mangia con le mani. Che strana, sembra zucca. Con le mani così. Sì. Ubi goreng. Ubi goreng. Là qui. E poi anche un po' di crema. Oke, jadi Tekla bikin krim ya. Sama kalau vanilla. Apa itu? Krim apa? Hah? Chantilly. Chantilly. Jadi ingredienti? Buona la banana. Vaniglia. Uh-huh. Panna. Uh-huh. Uova e farina. Oke. Okay. Crema chantilly. Buono, amore. Buona la patata dolce. Sì. Ubi goreng enak, ubi goreng. Ubi goreng enak sekali. Itu pisang goreng. Pisang goreng anche. Anche. Enak. No. Patata dolce, italiana patata dolce. Sicura che non vuoi anche. Cioè, sembra buona. Zucca. Sembra zucca, perfetto. Ma chi l'ha fatto? Sì, una tecla. Buona? Se piace, Sofia? Sì, mi piace di più la banana, però. Ovvio, banana. Banana è buona. Ma cioè, mi piace proprio tutto. Cava via tutto io. Cioè, ha un gusto particolare la patata dolce. Che non riesco a definire. Ma dobbiamo usare anche il formaggio?
Vuoi provare un pezzo con il formaggio? No, no, sarebbe con la banana frita. No, con la banana frita. Vabbè, se vi piace, se no. Prova. Proviamo. No, questa è la patata. Papà. Vuoi la banana? Vabbè. Tieni. Salato e dolce. Okay. Dolce e salato. Io preferisco senza. Senza, vero? Ah. Perché in Indonesia li mangiano quello, quelle formaggio e anche cioccolato sopra. Però. Pesante. Sì, non è dolce o salato. Vabbè, importante, piace, dai. Pisang goreng ya guys, udah habis, tinggal tiga. Berdua itu sebenarnya. Buono. Tekla. Suka. Suka. Kalau ubi goreng enak, enak ya. Vuoi provare tu? Dopo. Questo insieme. Amore, review di pisang goreng e anche ubi goreng. Allora, pisang goreng buone, le avevo già mangiate in Indonesia. Sono simpatiche e dolci. Meglio fatte con il platano, noi le abbiamo fatte con le banane normali, però sono buone. La patata dolce è buona anche, è un pochino più compatta, meno dolce, non c'è male, mi piace. Ok, va bene, grazie. Prego. Cos'è il pisangore? Con la banana dolce, mi è piaciuto molto, buon gusto, tenero, tutto. Invece l'altro con la patata, sì, un po' meno, preferisco la banana, okay. Forse ha un gusto un po' diverso. Cioè? Non lo so, né dolce né troppo dolce né salato, quindi una cosa un po' indefinita. Però come nel senso, gusto, sì, come pastella, piace. Come gusto nell'insieme è molto buono. Okay. A me poi non piace l'abbinamento col formaggio, infatti non l'ho mangiato. Okay. Preferisco così. Naturale, normale. Naturale, per sentire proprio tutto il gusto. Ok, grazie. Prego. Ciao. La banana mi è piaciuta un sacco. Proprio si sente dolce, c'è questo abbinamento tra il dolce della banana e il... È una dolcezza diversa quella della pastella, è quasi più salata, un pochino. E invece la patata dolce, sì, buona anche questa, che per me non è una patata dolce, però, cioè, è diversa. Però non... sì, se dovessi scegliere preferirei la banana, ecco. Okay, però comunque è buona, per far merenda, uno snack così, bello, sostanzioso, cioè ti dà proprio la carica. Carica, perfetto, sì. Grazie. Il vuoto? Beh, come voto nella totalità, quindi prendendo anche le patate, direi sull'8,5, sì, dai. 8,5. 7,5. 7,5. Ok. Grazie di tutto. Grazie. Ciao. 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 Oke okay guys, jadi begitu review dari keluarga saya yang berada di Italia ya. Kebetulan gimana ya, mereka pertama kali selain Tekla ya, karena Tekla sudah pernah makan gorengan di Indonesia, jadi ya review mereka sejauh ini positif. Sudah pernah saya buatkan bakwan juga, tapi bakwan sayuran bukan bakwan jagung. Next time mungkin akan saya buatkan. Sementara ini saya buatkan pisang goreng dan ubi goreng. Nah, jadi buat kalian yang suka videonya, jangan lupa like, jempol ya. Kalau bisa share ya, kurang apa segala macam, tulis sebanyak-banyaknya di komen. Nah, yang belum subscribe, kasih subscribe-nya dan jangan lupa tombol merahnya guys ya. Oke, sampai sini dulu vlog kita. Vlog masih dalam suasana virus corona, kita masih di karantina di rumah. Dan semoga aja baik-baik aja. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Saya Bro Chan, salam dari Italia. Ciao!